Signori, siamo a Parigi, è appena iniziato a piovere e siamo appena arrivati davanti alla sala giochi più grande d'Europa. Avrei voluto fare una intro più carina, ma piove, sono tutto bagnato, quindi muoviamoci a entrare e vediamo da dentro. Si chiama La Tete Dance de Noix. Sì, non so se si pronuncia così, però è questa. E quindi entriamo e vediamo. Sì, direi che tanta roba, tanta roba. Facciamoci un bel giretto. Già il fatto che sia a due piani per me è tanta roba. Vi fermo un attimo perché prima di proseguire vi vorrei parlare dello sponsor di oggi. Sto parlando del Games Time di Fano. Il Games Time di Fano è un negozio di videogiochi dove potete trovare davvero di tutto, dalle nuovissime console, ai giochi, ai fumetti, ai Funko Pop, insomma davvero tutto quanto. E cosa fondamentale, spediscono in tutta Italia. Infatti grazie al loro store online avrete accesso a tantissimi prodotti, dalle ultime uscite al retro gaming, passando per prodotti nuovi e usati. Per non parlare dei loro profili social, dove potrete rimanere aggiornati sulle ultime uscite, divertirvi e imparare tantissimo attraverso i loro tutorial. Il negozio si trova a Fano in via Roma 124C e io vi consiglio davvero di passarci. Ora torniamo a noi. Allora, già due piani e mi piace, però a quanto pare ha tipo un sacco di sale. Per esempio il bullying dentro una sala giochi non l'avevo mai visto. Io non so voi, ma queste, cioè, non le avevo mai viste dentro una sala giochi. Signori, questo è da provare assolutamente. Allora, facciamo i gettoni. Sono curioso di capire quanto costino, perché già per giocare a basket ce ne vogliono 5. Vai, scopriamolo. Beh, neanche tanto, 10,30 euro. Oddio, ci fai poco, però vabbè. Ok, ci ha fatto la carta con, credo, 30 gettoni. Penso funzioni così. Ah, ok, sì, noi praticamente abbiamo questa carta e qua mi sa che ci fa vedere quanti ne abbiamo a disposizione. Tipo faccio qua, mi dice che... non lo so, vabbè ragazzi, proviamo e vediamo come funziona. Ah no, io ho messo 20 euro, ora ho capito perché mi dice ne abbiamo 66 e non 30, perché ho messo 20 euro e non mi ha dato il resto, giustamente. Pensavo mi dasse il resto, invece no, a quanto pare, mi hanno pregato 10 euro, questo però vuol dire provare più giochi, quindi iniziamo. I giochi c'è da dire che costano un sacco, partiamo provando molto più qui. Da quello che ho capito, per provare si fa così, mettiamo... ok, e sì, e ci fa partire, vai. Selezioniamo casa nostra, il Mugello. Ducati. Oh, la foto, vai, facciamo la foto. Che bella. Ok, faccio della partenza. Oh! E con questa impennata in partenza è partito il mio divertimento nella sala giochi più grande d'Europa. Con la MotoGP non è andata benissimo, quindi sono passato a Mario Kart. Ho scelto Peach per sbaglio e questo è il risultato della foto. Togliendo la foto però, Mario Kart è bellissimo ed è la prima volta che l'ho trovato in una sala giochi. Ovviamente dopo aver visto Pac-Man non ho potuto far altro che provarlo. È il classico Pac-Man che tutti conosciamo, divertentissimo, soprattutto perché ho vinto. Ma il gioco che più di tutti mi ha stupito è questo giochino sul basket. Bisognava far canestro tirando pugni alla palla e a me è piaciuto tantissimo, ma ho pensato solo una cosa a fine gioco. Oh, una faticata questo qua, eh? No, però è bello, bello. La cosa bella di questa sala giochi, a parte che è comunque enorme, è il fatto che ci sono giochi che non trovi da nessun'altra parte. Tipo io Mario Kart non l'avevo visto da nessun'altra parte prima. Cosa ho appena visto? Spero che lo ricordiate questo cartone. Proviamolo ora, subito. Ok, lo ammetto, ero gasatissimo nel provare questo gioco. Gioco in realtà classico che abbiamo visto in ogni sala giochi. Insomma, mi stavo divertendo tantissimo quando alla fine ho perso senza neanche capire il perché. Comunque, dopo aver verificato la quantità di gettoni rimasti, ho provato altri giochi. Ho provato a prendere un peluche di Goku Super Saiyan, ovviamente senza successo. Ho fatto qualche tiro basket e poi è arrivato finalmente il momento del bowling. Io adoro giocare a bowling e questa pista era davvero molto bella. Quindi era arrivato il momento di darsi da fare. Eh sì, lo so, il primo tiro non era proprio il massimo. Comunque mi sono ripreso e in una partita di 5 tiri ho fatto il record della giornata.
53 punti e siamo i primi della giornata. Direi ottimo. Peccato sia mancato lo strike, sennò per il resto direi perfetto. C'è un gioco che ancora non ho provato, che voglio provare assolutamente, quello che ho detto all'inizio, Minecraft. Devo solo trovarlo perché non lo sto più trovando. Ci ho messo qualche minuto a trovarlo, ma alla fine ce l'ho fatta. E così ho provato anche Minecraft. Un gioco molto diverso da quello a cui noi siamo abituati. E non avendolo mai visto in una sala giochi, non sapevo cosa aspettarmi. Non sono mai stato un esperto di Minecraft, anzi, non lo sono per niente, sono scarsissimo. Volevo costruire qualcosa di magnifico, ma in realtà il gioco non ha rispecchiato le mie aspettative. E così, dopo qualche minuto di resistenza, alla fine non ce l'ho fatta. Ovviamente ho perso. È stato bello finché è durato. Dopo Minecraft, direi di concludere così, ragazzi, il nostro giretto qua. Con il cinema non può mancare, da provare. Occhialini 3D. Qua c'è una pistola che non credo ci serva. Devo lasciare la cintura, mi hanno detto. Allora, credo che adesso tipo partirà. Ecco, infatti sta iniziando a chiudere, non so cosa vedrete e io dovrò sparare. Eppure in francese. Voi non vedete nulla perché era un cinema 7D. Io, come avete visto, avevo gli occhialini, quindi non era un film come inizialmente avevo pensato, ma un gioco. Anche perché, riflettendoci, un film nel luogo in cui eravamo non avrebbe avuto senso. E non aveva neanche senso io che mi lamentavo della lingua francese. E il gioco era praticamente identico a quello dei Rabbids che avevo fatto qualche minuto prima. Quindi bisognava colpire i bersagli. L'unica differenza è che c'era qualche movimento in più sia nel gioco che nella stabilità della sedia. Questo proprio perché era un gioco in 7D. Sono arrivato quanto? Basta, stancato. Però bello, 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 bello. Non avevo mai visto una cosa del genere in una sala giochi. Wow. Con questo cinema qua direi che possiamo fare basta per oggi. Finisce qua la nostra esperienza nella sala giochi più grande d'Europa, qui a Parigi. È veramente, veramente carino. Ho trovato giochi che trovo da nessun'altra parte, decorata davvero bene. Per un appassionato dei videogiochi, secondo me, è un posto perfetto. Spero solo che non piova più, visto che prima quando sono entrato piove. E invece sta continuando a piovere. Comunque, ve lo consiglio, cioè se siete da queste parti passateci perché ne vale la pena. Trovate giochi appunto che non ci sono da nessuna parte, vi divertite, potete giocare a bowling, provare tante nuove cose, provare l'esperienza 7D. Io spero davvero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio se siete arrivati fino a qua, vi invito a lasciare mi piace al video. Adesso io vado a mangiare e noi ci vediamo alla prossima, quindi grazie mille ancora per il supporto e niente ragazzi, ci vediamo alla prossima. Magari chissà, proveremo qualcos'altro, anche da altre parti in giro per il mondo. We'll be right back.